Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo secondo episodio della carriera allenatore, signori, con lo Steven Age. Sono Maullo 941 e oggi andiamo avanti con i nostri obiettivi. Allora, io ho fatto quasi tutti gli allenamenti. Siamo arrivati a ridosso della partita, della prima partita delle amichevoli con il chi cazzo sono questi? Non mi ricordo. Lo stemma me lo ricordo, ma non mi ricordo che squadra è. E intanto avanziamo. Piano piano ci organizziamo contro il Cambridge. Ok, contro il Cambridge siamo pronti. Andiamo ai messaggi di posta perché abbiamo una botta di messaggi. Allora, offerta ritirata per Taylor, perfetto. E anche questo, sono state ritirate le due offerte di Taylor, signore. Le volevo fare in video con voi, ma ce le hanno ritirate entrambe. E vabbè, arriveranno altre offerte, non ci preoccupiamo. Abbiamo un possibile cambio di ruolo per Roberts, grande Roberts, ha capito tutto, piano di crescita. L'andiamo a modificare, se non diventi un esterno sinistro, un 63, mi diventi, niente, mi rimani 63, oramai non puoi più progredire, quindi mi rimani lì, perfetto, Jordan Roberts, va bene così. Scusatemi, ho un attimino la gola tirata, ma ci siamo. Sono arrivati tutti i resoconto dei giocatori che stavamo seguendo e quindi abbiamo Dames 18 anni un 58. Aspettate, no, facciamo così. Che da qua non ci capisco nulla. Sono purtroppo un attimino ritardato. Prima andiamo a giocare la prima partita con il Cambridge. Allora abbiamo Mateu 26 un 72. Ok. Sanchez 24 anni un 76. E Versalico 30 anni 79, ok, che però già si è accasato, ok, quindi Versalico lo possiamo levare. Poi abbiamo Denayer che si è accasato pure, mannaggia lui, abbiamo aspettato troppo. Real Vallecano e lo leviamo pure. Quindi poi abbiamo sulla sinistra abbiamo Jamas 18 anni 58, anche no. Gallardo 27 anni 75, si può fare. Mesba 23 anni, un 70 ci potrebbe stare. Assan 70, 28 anni no, perché abbiamo trovato i due esterni sinistri che ci bastano, quindi lo leviamo. Antugna, esterno destro, 24 anni, 75. Romo, 27 anni, 76. E Rojas, l'unico esterno sinistro che potremmo andare a prendere per sostituire Roberts, che se non sbaglio è diventato un esterno sinistro, che sa fare entrambi i ruoli. Allora, signori, io direi di andarci a prendere tutti senza perdere tempo. Facciamo subito il mercato. Contatta per acquisto tra i 10 e i 17. Contatta per acquisto. Subito, signori, decisi, così, rapidi. Infoltiamo la rosa, così ci prepariamo subito. Tanto facciamo il torneo estivo. Dai, subito col mercato. Allora, pure vuole essere cruciale. Arriva già bello, bello deciso. Va bene, cruciale. Va bene. Durata del contratto c'è 26 anni. Dai, 5 anni. Ci stanno? Un anno solo, ma stai scherzando. Controfferta, almeno 3 anni. Mateio, ma che stiamo a parlare? Un anno? No, Mateio. 2 anni allora. Dai così. È contento, meno male. 2 anni di contratto. Accetta, nessuna clausola rescissoria. Ok. Vediamo lo stipendio, lui prende 13 e 5, te ne offro 10. 10 con un bonus alla firma di 20. Secondo voi ci sta, signori? Secondo voi ci sta, Mateiu? Ci può sta, Mateiu? Mi sembra un'offerta equa. Ok, potevamo anche offrirgli meno. E abbiamo preso il nostro esterno sinistro. Allora, io direi, prendiamo i giocatori intanto che ci servono per i ruoli. Per i ruoli che ci servono, quindi il difensore esterno sinistro ce l'abbiamo. Eccolo qui che arriva Mateiu. Guardalo, saluta tutti. Allenatore, con lui che non so minimamente chi sia. Il nostro allenatore in seconda, bravo. Mateiu mio, sei arrivato e sarai già subito titolare. Lo Steven Age, questi due sono due sconosciuti che arrivano lì. Due che passavano lì per caso, lo salutano, bello, con la felpina. Sto qua, sto bello, sto figo, sto fotomodello. Dai così, salutiamo tutti. Presentazione Mateiu numero 13. Bella, Prime Gaming. Ok, signori, e il primo acquisto ce l'abbiamo. E il primo acquisto ce l'abbiamo. Io direi con calma.
Non ci perdiamo di... Stai già a zero, perfetto. Ok. Valutazione prezzo A, perché giustamente non l'abbiamo pagato, quindi ottimo, ottimo, ottimo affare, certo, quelli a gratis sono sempre ottimi affari. Esterno destro di 70, abbiamo detto, 72, nuova stella, perfetto. Va bene, signori. Poi abbiamo preso, poi sono scemo, perché noi gli esterni destri ce l'avevamo. Preso, sono scemo, noi gli esterni destri, però forse non... Ho fatto una cazzata terribile, signori. Ho fatto una cretinata terribile. Noi gli esterni destri ce l'avevamo. Sì, vabbè, non fa nulla. Non fa niente, signori. Piccolo, piccola debacle. Andiamo a mettere Smith sul mercato. Che ci vuoi fare? Andiamo a mettere Smith sul mercato e Lindwindon di 24 anni ce lo andiamo a tenere. Vabbè. Ho fatto una stupidaggine perché, vabbè, dovevamo prendere gli esterni sinistri. Mi è partito l'embolo per prendere tutti quanti. Va bene. Esterno sinistro abbiamo Gallardo e Mensah. Ok. Andiamo a prendere intanto Gallardo per forza. Tra i 14 e i 22. Ok. Prendiamo intanto appunto i giocatori fondamentalmente che ci servono. Con cosa abbiamo sbagliato palesemente. Va bene. Turnover. Ti piace? Non ci siamo. Il mio studio vuole essere cruciale, controfferta, importante. Dai, su, va bene, cruciale, accetta, accetta, cruciale. Ok, lui ha 27 anni, 3 anni di contratto, dai. Sì, non, un anno pure lui, mamma mia che siete rotture di scatole, 2 anni, dai così, 2 anni. Ok. No, scherzavo, no, no, non la voglio la clausola rescissoria. Accetta, senza la clausola rescissoria. 11.000. Ok. Controfferta, leviamo il bonus e modifica lo stipendio. Dobbiamo tirare il più possibile. Ti do 10.000 e 60.000 di... Vediamo se riusciamo a tirare un... Vediamo se riusciamo a tirare un pochino, signori, perché siamo un attimino con le pezze. Oh, perfetto, accettato. Va bene così. Abbiamo il nostro difensore sinistro, signori. Bella così. Bella così. Buono l'acquisto, buono l'acquisto. Va bene, va bene, va bene, va bene. Stiamo sistemando la squadretta, signori. Vabbè, qui c'è la solita presentazione. Ottimo. Acquisto, perfetto. A zero. Jesus Gallardo. Valutazione prezzo. Va bene, avanti. Sì, dai, è così. Veloce, rapido e indolore. Poi, se non sbaglio, a noi manca l'esterno sinistro o l'esterno destro. Se non sbaglio, ci manca cosa? Ha cambiato il ruolo, quindi ci manca l'esterno destro. Ci manca un esterno destro, giusto? Ok, quindi così abbiamo Clark e Gallardo, che è un 75, perfetto. In difesa, quindi siamo messi bene. A centrocampo abbiamo un esterno sinistro e non abbiamo esterni destri. Ci serve un esterno destro, signori. Andiamoci a prendere l'esterno destro anche qui dagli svincolati, ab mercato. Ma noi abbiamo offerte in canna? No, ma queste due, ma sono state tutte e due rifiutate, infatti. Esterno destro, Antuna, 24 anni, 75, non è male, tra i 13 e i 21, contatta per acquisto. Dai così, andiamoci a prendere Antuna, signori miei. Aiuto! Se ci portiamo a casa anche Antuna, vuole essere cruciale. Vabbè, è inutile che... Mamma mia, che brutto però. Che un anno... No, Antuna mio, no. Almeno 2 anni, non posso stare con voi. Che poi volete... Ignoriamo la clausola rescissoria. 11.000. Controfferta. Rimuoviamo i bonus. Modifica stipendio. Allora... Fermi tutti. Ne vuole 11.000, zio. Ne vuole 11.000. Io non c'ho più una lira. Com'è che non c'ho più una lira? Guadagno qualcosa così. Ok. Avanza. Aspettate, signori, che abbiamo finito i soldi. 10.000 te ne posso dare. 10.000. Ne ho letteralmente finito i soldi prendendoli svincolati, signori. Rimango con 2 euro. No, no, gli posso dare solamente 6.000. Questo mi manda a cagare. Abbassiamo questo. Abbassiamo questo. Lavoriamo su questo. Ti do 30.000 di bonus stipendio. E questo quanto ti posso dare? 7.000 ci arrivo.
No, 6.004, perfetto. Questo ci manda a quel paese, signori. Non ce li ho 11.000, zio, non ce li ho. Termina trattativa. Ma porca miseria. Antuna, lo andremo a prendere. Cioè, non c'ho più soldi. Ottimo, per prendere un esterno e... Vabbè, mi ho sbagliato a prendere quell'esterno sinistro, quell'esterno destro. Vabbè, non fa niente, non fa niente, sì, non fa niente. Sistemiamo la rosa e andiamoci a giocare le prime amichevoli. Allora, in attacco abbiamo Liszt che è più forte e va bene. Quindi loro due, Liszt e Norris. Sulla destra non abbiamo nessuno. Ottimo. Sulla sinistra, scherzavo, ci possiamo mettere Roberts. Sulla destra... no, signore, sono un attimo confuso. Qua ci va Roberts. Stiamo parlando di piedi sinistri. Ok, Roberts da quel lato. Sulla destra... E ci sta il reverse, va bene. Bostic è incavolatissimo e noi ci mettiamo Reed. E qui ci andiamo a mettere Smith. Giochiamo con i centrocampisti giusti, signori. Sulla sinistra abbiamo Gallardo che è arrivato, che è una bestiolina. Sulla destra abbiamo Matheu, che anche lì è una bestiolina. In difesa sono loro quelli più forti? Sì. Swensi. Piergianni, qual è la differenza di età? Svenzi ha 30 anni, ha 28 anni, Piergianni ne ha 30. Bostic invece, no, Bostic no, lui è inguardabile, invece Vancouver 24 anni, va bene. E in porta Chapman. Ok, signori, andiamoci a giocare queste prime partite dopo una prima fase di mercato. Ci andiamo a giocare le nostre partite di questa amichevole, dai. Andiamoci a sparare queste le prime tre partite. Ovviamente ci andremo a giocare i match crew solo in attacco. Facciamo la prima solo in attacco, dai. La prima ce la giochiamo solo in attacco. Vediamo come finisce, signori. Perché devo un attimino capire se mi conviene giocarmi solo le partite in attacco o farmi attacco e difesa. Ma penso che attacco e difesa... Lascio darei troppo. Vediamo. Intanto giochiamoci sti Prende un amichevoli. colpo d'occhio alla Pai Arena con i tifosi che hanno risposto in Dai massa. così, dai così, Conte dai come così, sempre dai c'è così. Daniela Dani. Riflettori Già perdiamo puntati. 1-0 contro il Cambridge al sedicesimo. Ottimo, ottimo. Norris, 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 Norris. Se ne va Norris, se ne va Norris. Vai Norris, vai Norris. Sei tutti noi Norris. Sei tutti noi Norris. Norris mio, che cazzarola. Devo tirarla subito, 39esimo. Siamo ancora sotto 1-0, però ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Siamo ancora sotto 1-0, ma ce la possiamo fare. Io credo nello... Serpatutto riconquista il pallone. 61esimo, 61esimo. Palla nostra, azione sulla fascia sinistra. Knips, 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 Knips. La stoppa malissimo, mamma mia come l'hai stoppata male, zio. Con calma, con calma, con calma. Inserisci, inserisci, inserisci. Guarda l'ottimo inserimento, ma porca miseria. 2-0, no dai, 2-0 no, 2-0, non ho fatto niente in questa prima amichevole, ma stiamo a scherzare, dai Si così, libera dai, al Zaire qui. 77esimo, al 77esimo, al 77esimo, Attenzione! al 77esimo, Il tirala, gol che riporta non lo so, se la voleva Schiavizza portare a sul casa risultato della forse, gara. non lo so, forse se la voleva portare a casa, mannaggia a te a chi non te lo dice pure, dai così, Fischia tre volte l'arbitro. È la fine del no. match, giornata da dimenticare per la formazione di casa, superata Ok, signori, davanti. abbiamo risolto Partiti! il primo problema di questa serie. Ci giochiamo sia gli attacchi che le difese. Ci giochiamo tutti i match clou della partita. Perché dico, siamo messi malissimo. Siamo una squadra di merda proprio. Se ce la giochiamo così, andiamo malissimo. E io ho bisogno di soldi. Abbiamo già mandato a quel paese la prima amichevole. E non va bene questa cosa. Questa cosa non va bene. Offerta per il trasferimento per Jack Taylor. Ok, Jack Taylor, 30 anni. Ciao Jack, accetta. 410, vai. Ciao, ciao Jack mio. È stato un piacere averti qua. Chi è che vuole parlare? Volevo davvero... cedermi? Sì, ti voglio cedere. Sì, ho bisogno di soldi. L'ho detto così, papale papale. Ho bisogno di soldi. Quindi ti cedo. Andiamo avanti, signori. Abbiamo la seconda partita. Se le vinciamo entrambe, le altre due, forse riusciamo ancora a qualificarci. Maya Ndululu Ndululu giochiamo a momenti clou per forza, perché non posso, non abbiamo bisogno di soldi e dobbiamo comunque cercare di
andare avanti il più possibile, e non è detto che io in quelle due occasioni che mi fa fare riesca a segnare. Quindi ci giochiamo tutti i match clou, tutti i momenti clou della partita. Dai coach, dai coach, dai coach, ce la facciamo. Chi è sto nero lì davanti? Ah, attaccano loro, ok. Stai managing ball in solitaria. Ah, noi siamo quelli blu, ok. Mi sono confuso, signori, pensavo fossimo quelli rossi. Infatti non capivo chi fosse l'attaccante quello. Dai così. Mamma mia, ma che cos'era? Ma che cos'era? Che tiro bruttissimo. Che tiro bruttissimo. Dai così, calma, calma. No, non me l'aspettavo questo passaggio lì, non me l'aspettavo. Fuori, fuori, fuori. Ok. L'abbiamo salvata, signori. L'abbiamo salvata. Riusciamo a ripartire? Mi fai ripartire? Forse no, porca di paletta ambriaca, stava ripartire. Dai così. Mannaggia, avevo quell'occasione in cui potevo segnare l'1-0. Passaggio. Guardalo. Ma che cos'è? Ma per. Mi sto alterando, cioè siamo proprio messi malissimo. Siamo messi malissimo, signori. Non c'è proprio niente da prendere in questo momento. Mamma mia. Dai. Signori, la dobbiamo vincere sta partita se vogliamo avere la minima possibilità di passare il turno di questo gruppo e guadagnare dei soldi. Perché se non vinciamo manco sta partita siamo proprio messi male. Fuori, bello lo stacco di testa, bello così, via. No, me la devi far giocare, però me la devi fare giocare. Non mi puoi fare ste cavolate così, me la devi fare giocare, cazzo. Spitina di una miseria. Dai, perdono, ok. Palla. Sì, decisamente sì, dobbiamo giocarci anche le difese. Perché sennò. Non è stata che spunta. Se non ci giochiamo le difese, non è stata che spunta. Riusciamo a zapparlo questo? Azzoppalo! Ancora 120 secondi questa palla. Sta passando il tempo. Ci farà fare secondo voi un'ultima azione a noi per trovare il gol partita? Penso di no, perché questi stanno a fare il tiki taka. Ma tu ti immagini stanno a fare il tiki taka. Stanno a fare il tiki taka. Regola del vantaggio, si gioca. Bravo nel saltare l'uomo. Soltanto attenzione, dai, l'ultima azione. Niente, 0-0, signori. Ci siamo giocati il passaggio del turno. Mamma, abbiamo una squadra oscena. Purtroppo sì. Non è bello da dire, ma abbiamo una squadra oscena. Mamma mia. Siamo, penso, ultimi a 0 punti. A un punticino solo. Siamo ultimi a un punticino solo. L'ultimo lo giochiamo contro lo Stevenage, se non sbaglio. Che è successo? Abbiamo venduto qualcuno. Oh, il nostro Taylor lo diamo con molto dispiacere, ma ci porta qualche soldino in cassa. E questa è una cosa ottima. Andiamo avanti, non mi interessa nulla. Dobbiamo pensare alle partite, signori. Avanziamo. Giochiamo con lo Stevenage, no? No, con lo Strawberry. Lo Strawberry in classifica come siamo messi? Ah, non mi fa vedere la classifica. Scusate, fermi tutti. Coppa internazionale europea e. Sono un attimino confuso. Ma quante cazzarole di fase ci sono? Coppa internazionale europea Germania. Eravamo 8 squadre? 8 squadre e 3 partite. Ok. Confusissimo, sì, ok. Va bene, ce la possiamo ancora giocare, signori. Ce la possiamo ancora giocare. La squadra è carica, ce ne andiamo a giocare in momenti clou. Ci serve una vittoria, signori. Una vittoria a tutti i costi. Una vittoria a tutti i costi. Niente, ero un attimino confuso. Non ricordavo che fosse così la situazione, però va bene. Forse se riusciamo a vincere andando a 4 punti, possiamo ancora portarci a casa la partita. Forse però. Non è detto, forse. Ma noi siamo lo Stevenage, signori. Noi saliremo. Mamma mia, il gran stadio. Dai, così. Io credo nei miei giocatori.
bellissimo in difesa possiamo resistere. In difesa possiamo resistere. Occasione di rosso per lo Zorosberry. Ok, quindi dobbiamo difenderci, dobbiamo subito difenderci. Dai. Calma. Occasione di cross, loro sono ancora al centrocampo, però occasione di cross. Dai, è così, falcialo, mi sei piaciuto. Sarà calcio di punizione. Mi sei piaciuto, bello, questa falciata mi è piaciuta decisamente. Oh, no, già mi hanno fumato. Mi hanno superato in maniera terribile, ma non gli arriviamo sta palla. Bello. Tentativo burato. Portiero, grande portiero, bello così, bello così. Possiamo giocare noi? Sì, al 30esimo, azione per noi, dai. Dai, chiamiamo qualcuno a cui passarla. Ok, creiamo il movimento al centro dell'aria. Bello il passaggio, stacco di testa. Mannaggia. No, rigore per loro, no, signori, rigore per loro, no. Dove la tiri? Possono sbloccarla dal dischetto. La tiri di là. Bello, paratona. Paratona, e ripartiamo noi. Contropiede al 48esimo, è iniziato il secondo tempo, signori. Dai. Contropiede di merda. Però va bene. Ci pigliamo quello che ci dà. Contropiede. È un contropiede e noi ci pigliamo il contropiede. Dai così. Calma. No. Bello quasi. Calma. Inserisciti. Va bene. Non pensavo di passare a lui, però va bene. Va bene, attenzione che rientra al centro, inquadra la porta, il tiro, e gol! Secondo gol dello Stevenage, Roberts, colpo di golf! Ed è così, 1-0. Ci servono i tre punti, al 63esimo, dai, difendiamo bene su questa azione, 62esimo, chiedo scusa. Dai così, mannaggia la pupazza! Dai, mi dovevi... Mi devo fare tirare, dai, 75esimo, dai, si allorga, Norris, 2-0, lo Stevenage in grana, signori, lo Stevenage in grana, dai così, 2-0, 74esimo, dai, buono, azione ancora per noi, all'86esimo, dai, potrebbe anche essere buono valutare un discorso di gol fatti e gol subiti, signori, quindi portiamoceli a casa questi gol. Ma finisce qui, ottimo risultato anche grazie al fattore 3-0, signori, 2-0, chiedo scusa, incrociamo le dita, vediamo se siamo abbiamo passato il turno, se no salutiamo la competizione un po' dispiaciuti perché ci siamo svegliati all'ultimo, però se è questo che ci tocca, ci toccherà, vediamo se passiamo il turno, se mestamente rimaniamo a guardare gli altri giocare. Mi sa che mestamente rimaniamo a guardare gli altri giocare. La tua prestazione, infatti, siamo usciti. Ve l'ho tenduto. Si ricordi di usare i cambi. Bla bla bla. Mister, sto cercando. Sì, è la tua occasione. Forse era la partita precedente. Però non ti preoccupare. Va bene, signori. Allora, io direi avanziamo. Concludiamo agosto. Concludiamo luglio. Che già poi dalla prossima inizia il campionato. Porca miseria. Subito così a tappo. Ottimo. Allora, dovrebbe arrivare il nostro osservatore. Perfetto. Dovrebbero essere arrivati dei soldi. Resoconto squadra primavera. Ok. Andiamo a vedere l'osservatore che ci ha portato di buono. Leon Chapman, 56-78. No. Briggs, 59-81. No. Morgan Coles 64-88, no. Elias Bourne 60-82, no. E Peter Nash 50-68. Ottimo, dall'Inghilterra abbiamo fatto ottimi ritrovamenti. Dall'Irlanda solo due. McCauley 55-77, no. E Mulan 64-88, no. Mamma mia. Ti prego. Dalla Scozia solo uno. Lucas Patterson. Un mese per trovare solo sto bidone. Perfetto. Ottimo, signori. Allora, se non sbaglio, dovremmo poter avere recuperato qualche soldo con la vendita di 730. Riproviamo a prendere l'esterno destro. L'esterno? Che non mi ricordo chi cazzo era. L'esterno destro, Antuna. È passato al Bologna.
è a Roma, è passato a Leeds. Porca miseria, signori. E questa è una brutta botta. E questa è una brutta botta. Abbiamo perso l'esterno destro. Vabbè, con questa delusione, signori, in cuore, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video in cui inizieremo il campionato, signori, con questa squadra. E boh, vediamo cosa inventarci. Speriamo che arrivi qualcuno il mese prossimo di buono dalle giovanili, perché siamo messi veramente male. Bella raga, ciao!